Presentato l'8 aprile 2016 alla libreria Arion in piazza Montecitorio a Roma, il nuovo romanzo di Angelo D'Amelio, Nel silenzio dei tuoi passi, edito da You Can Print. Una intensa storia d'amore ambientata nel mondo legale, piena di colpi di scena. Un romantico racconto dedicato ad un pubblico ampio, generalista, sensibile ai sentimenti e alle intense emozioni. Una carriera intensa quella di Angelo D'Amelio, che nonostante la sua giovane età, una laurea in giurisprudenza, un'attività in prima linea dell'amministrazione pubblica, vanta all'attivo ben 3 volumi. Giovane, ma anche molto preparato e talentuoso, lo scrittore Angelo D'Amelio ha anche vinto nel 2012 il premio Antonio De Curtis. La presentazione, condotta dalla giornalista Antonietta Di Vizia, ha visto la partecipazione di Ottavio Di Renzo, caporedattore giornale Radio Rai, e Letizia Lezza, attrice di teatro e cinema. Nel silenzio dei miei passi è il mio primo vero romanzo, anche se è il mio terzo libro, dopo I luoghi della mia anima e L'illusione di un avvenire. Con questo libro ho voluto raccontare le infinite possibilità che la vita ci offre attraverso il suo mistero, trascinandoci in questo mistero oscuro che spesso ci riserva delle occasioni, ci riserva delle possibilità. E così ho voluto parlare di questi due bambini che si incontrano e vivono questo periodo meraviglioso, questo periodo di transito della loro vita in questo giardino di beatitudine. Poi a un certo punto la vita li separa e quindi dovranno lasciarsi per diventare adulti, per diventare grandi. Sono alla fine due vite come tante, che attraversano la fase più bella della loro esistenza, che è appunto l'infanzia, instaurando un rapporto assoluto, un legame assoluto che non li farà mai separare, neanche quando geograficamente saranno distanti. Incontreranno nuove persone, stabiliranno nuovi legami, però alla fine ritorneranno in quel primitivo abbandono che li riporterà a se stessi. Quando saranno adulti si ritroveranno con due vite completamente diverse e lì inizierà un nuovo capitolo della loro vita. Fin dove porterà lo stadio? Ti chiedevo. E tu, come un dottore in grado di ascoltare e di guidare ogni battito del mio cuore, mi rispondevi. Ascolta il silenzio e capirai. Questo libro è dedicato a tutte le persone forti, tutte le persone coraggiose, ma soprattutto a tutte le persone che credono ancora nelle possibilità della vita, che sono molteplici, che vogliono ricominciare, che sanno cadere, ma sanno rialzarsi e soprattutto credono, hanno la consapevolezza che la vita è fondamentalmente incoerente e la sua prevedibilità purtroppo è un'assurda chimera. Sicuramente è un romanzo che parla di buoni sentimenti, parla di una nuova dimensione di amore, una dimensione pura, innocente, dove ci sono anche dei colpi di scena che naturalmente scoprirete solo leggendolo. E per festeggiare Nel silenzio dei tuoi passi, il brindisi con il vino d'eccellenza dell'azienda Erminio Campa.